Conditions en magasin. Dispositifs médicaux. Demandez conseil à votre médecin. J'appelle de manière. Are you depressed? Locked in a traffic jam. Yes, I'm talking to you. Now, take your car license. Well done. And now leave your car in the traffic jam. Parigi potrebbe essere considerata la capitale dell'MP3 e non solo della Francia. Nessun'altra metropoli, infatti, ha accolto con egual calore ed entusiasmo il geniale tre ruote della Piaggio. Ed è giusto dunque che proprio qui si sia voluto presentare la nuova versione dell'MP3, dotata, fra l'altro, del propulsore da 500 cm cubi, il più grosso e potente della gamma. Parigi è un pochino la città di elezione dove l'MP3 ha trovato il modo di esprimersi al meglio. L'MP3, la cui prima versione è stata lanciata nel 2006, ha rappresentato una vera e propria rivoluzione nel mondo dello scooter e soprattutto nel mondo della mobilità urbana, individuale ed evoluta, tipica delle grandi metropoli dei paesi occidentali. Qui a Parigi in particolare va molto bene, perché l'MP3 è una sintesi di quanto c'è di meglio per affrontare il traffico e appunto gli spostamenti, non soltanto del piccolo centro urbano, ma quegli spostamenti di medio raggio che impegnano i clienti su spostamenti su arterie suburbane ed urbane. Quindi una mobilità importante, una mobilità evoluta, a cui MP3 risponde con un livello di sicurezza superiore a qualunque altro veicolo, una prestazione dovuta al motore 500 cm cubi che, dato la particolare omologazione tre ruote, può essere utilizzata anche da persone, consumatori con patente dell'auto, e doti di protezione, di ergonomia, di capacità di carico che lo rendono appunto adatto a lunghi spostamenti e quindi ad un uso estremamente intenso. Oggi arriva, dopo 7 anni, la nuova versione di MP3, che da un lato cambia nella continuità, nel senso che rispetta quelle che sono le caratteristiche, il carattere, la personalità di un prodotto di grandissimo successo che ha venduto fino ad oggi ben 150.000 pezzi, che per un veicolo di alta gamma e di alto prezzo come MP3 sono molti. Quindi rispetta quelle che sono le sue caratteristiche fondatrici, ma migliora sotto tutti gli aspetti quelli che sono le sue doti, le sue prestazioni, andando incontro a un utente consapevole, un utente moderno, un utente che sa quello che vuole, dando a questo utente vantaggi. Vantaggi sul fronte della sicurezza, e quindi uno scooter che oggi viene equipaggiato con tutti i moderni dispositivi di sicurezza attiva, come l'ABS a tre canali, come il sistema di antislittamento e come nuove ruote anteriori di grande diametro che ne migliorano tenuta di strada e stabilità. Ma anche sicurezza passiva, come la nuova faneria anteriore e posteriore a LED, che incrementa in maniera notevole la visibilità del veicolo. Crescono le prestazioni, e quando diciamo prestazioni non parliamo di prestazioni massime, ma parliamo di qualità delle prestazioni stesse, parliamo di qualità di guida, quindi un motore molto più morbido da usare, molto più facile, molto più silenzioso, la rumorosità in termini di percezione cala di oltre il 50%. Crescono le prestazioni, soprattutto l'efficienza in termini di riduzione dei consumi, che a seconda dei casi, grazie anche a un sistema di gestione a doppia mappatura del motore, consentono riduzioni fino al 15%. Migliora anche la qualità, migliora la funzionalità, un nuovo enorme vano portacasco che contiene agevolmente 2 caschi integrali e può contenere una valigetta, una possibilità di montare in maniera molto più semplice rispetto al passato il bauletto, che consente ulteriormente quasi di raddoppiare la capacità di carico, una nuova ergonomia che consente maggiore comfort sia al pilota, che ha in questo caso più spazio per le gambe e ha una posizione di guida molto corretta, e sicuramente una sistemazione del passeggero molto migliorata, quindi con nuove pedane, una sella molto più ampia, molto più grande, nuovi vetri parabrezza e comunque diciamo tutta una componentistica rivista e migliorata da un punto di vista dei contenuti e della qualità, quindi nuovo cruscotto e moltissimi altri
elementi. Grande gamma di accessori per un veicolo che appunto si deve adattare ai bisogni di consumatori, diciamo che hanno bisogni molto diversi e lo usano in contesti molto diversi, quindi sella di vario genere riscaldata al gel, tele copribrigambe anche riscaldate, manopole riscaldate, vetro parabrezza alto, c'è di tutto per fare il proprio bauletto, capacità di carico, c'è di tutto per fare il proprio 23 di Suso. Per finire un cenno a stile completamente rivisto, una coda completamente rifatta per renderlo più vicino a quello che è lo stile dei prodotti Piaggio di ultima generazione, per rendere MP3 rinnovato, più moderno, ed infine un accenno ad una chicca tecnologica che è quello che noi chiamiamo PMP, cioè Piaggio Multimedia Platform. È la possibilità di collegare il proprio smartphone con il veicolo in maniera tale da realizzare una vera e propria piattaforma digitale che permette di costruirsi un cruscotto di informazioni personalizzato sulla base di quello che sono gli interessi del cliente, ma poi anche di scaricare i dati, scaricarli sul proprio PC e condividerli all'interno di una community che è nuova, realizzata apposta, che si chiama MyPiaggio. Palpabile la soddisfazione del presidente del gruppo Piaggio, Roberto Colaninno, quando si parla del rivoluzionario tre ruote di casa Piaggio. Soddisfazione e orgoglio unite anche a visioni molto ampie di quella che sarà la mobilità personale del futuro in tutti i continenti. E in questa direzione pare proprio che dovremmo aspettarci ulteriori sorprese dal gruppo di Pontedera. Siamo qui oggi a Parigi per la presentazione del nuovo MP3, un veicolo straordinario, un'invenzione nel senso che non è uno sviluppo di un veicolo precedente. Questo è nato nel 2006, prima del 2006 non esisteva, e quindi la Piaggio è riuscita a inventare, dopo la Vespa, un nuovo straordinario veicolo. Questa strategia noi vogliamo svilupparla nel senso che porteremo avanti l'innovazione dei prodotti esistenti e porteremo avanti anche un nuovo progetto difficile da credere o da capire o da interpretare, cioè vogliamo inventare dei nuovi prodotti. Noi siamo convinti che la mobilità urbana nei prossimi 10 anni cambierà, ci sarà una domanda di tasso di inquinamento differente, ci sarà una domanda di bisogni di ciascuno nel muoversi differente, ci saranno le dimensioni delle grandi aree urbane che cambieranno, pensiamo solo a New York piuttosto che Parigi, piuttosto che Londra, piuttosto che Cairo, piuttosto che Nuova Delhi, piuttosto che Pechino, città che diventano, non sono più delle città, sono delle regioni metropolitane. Bene, noi siamo convinti che in queste regioni metropolitane cambierà il modo di muoversi. Ci poniamo noi oggi il problema, e però siamo anche coscienti dei nostri limiti scientifici, tecnici, e quindi ci stiamo muovendo. È troppo presto dire con chi e perché, ma ci stiamo muovendo, vi posso dire, negli Stati Uniti, e pensiamo che entro la fine dell'anno di poter fare un grande annuncio di un progetto di collaborazione con i grandi centri di sviluppo americani, statunitensi per la precisione, in questo settore. È un nuovo progetto che la Piaggio affronta per il futuro, cioè oltre che il marketing, oltre che la qualità, oltre che i costi, i prezzi, l'organizzazione del lavoro e tutti gli altri tradizionali sistemi di gestione, oggi noi ne aggiungiamo un altro, cioè una nuova divisione che si occuperà di inventare prodotti nuovi per il futuro.